L'avvocatessa Aurelia Sansotta, presidentessa di Mondo Club, è presente qui questa sera alla manifestazione di Libera. È anche l'occasione per fare il punto sull'attività di questo suo club. Sì, allora, diciamo che la presenza all'associazione è diciamo, un aspetto che nasce già durante l'inverno, in quanto Libera ha invitato tutte le associazioni attive sul territorio melitese a dare una mano proprio per la nascita, perché appunto per c'era questa esigenza di far nascere un presidio a Melito. Ovviamente Mondo Verde è un'associazione aperta, non è un'associazione che per statuto ha dichiarato noi ci siamo chiuse alle esperienze delle altre associazioni. Quindi noi abbiamo detto sì, ci piace e daremo una mano. Quando poi è stata organizzata sono organizzate queste 2 giornate, siamo stati inseriti nel programma, abbiamo accettato per un solo motivo, perché ci è piaciuto il tema che intanto veniva trattato, bene comune, quindi il rispetto per l'ambiente, per il territorio, per i beni comuni. E allora, siccome Mondo Verde ha, diciamo, nel suo DNA questa esigenza effettivamente di rispettare il territorio, tant'è vero che uno degli scopi che Mondo Verde ha è proprio quello di sensibilizzare le tematiche ambientali, quindi di crescere insieme. Noi non vogliamo fare scuola a nessuno, vogliamo semplicemente crescere insieme, facendo Quindi migliorare la coscienza ecologica. benissimo, migliorare, creare la coscienza ecologica, aiutare a nascere la coscienza ecologica, perché come diceva il commissario Giannelli stasera, purtroppo si nota che effettivamente c'è un po' di pugno duro, diciamo. E allora noi siamo stati ben lieti di essere qua, di dedicare queste 2 serate, magari mettendo da parte pure il lavoro, per venire ad essere presenti, perché comunque ritengo che delle manifestazioni del genere andrebbero recepite meglio. Purtroppo c'è da dire che effettivamente Melito deve crescere sotto questo aspetto, è un pochino poco recettiva, ma solo secondo me, soprattutto anche intanto per poca informazione, perché io ho seguito l'organizzazione, so bene che l'organizzatrice si è mossa da sola, si è mossa tardi, insomma questo è, molta gente diceva, ma non sapevamo niente. Un po' per questo, un po' perché c'è appunto questa negligenza ad essere presenti, ad essere parte delle cose. Ieri sera quando sono intervenuta, ho fatto il mio intervento, l'ho detto, da noi vogliamo fare rete, a noi piace l'idea di fare rete con le altre associazioni. Per questo abbiamo aderito, perché in realtà da soli, come diceva anche Mimmo Nasone, non si va da nessuna parte. Comunque Mondo Club, dopo un inizio, diciamo, tra diffidenza e sospetto, ha avuto un bel boom. Sì, devo dire che noi non ci lamentiamo, anzi siamo felicissimi. Intanto siamo felici di come la gente di Melito, perché noi melitesi accolgono questa associazione ambientalista, perché nel nostro piccolo, io me ne accorgo, cioè la gente è felice di dare una mano, di partecipare, di farsi la tesserina, insomma, che poi sono pochi spiccioli, voglio dire, che servono solo giusto manco a coprire le spese, non è quello. Insomma, questa è una cosa positiva. Poi siamo anche felici di come, orgogliosi, diciamo, di come in realtà siamo riusciti a creare un dialogo con i commissari, ai quali stiamo dando una bella spalla, insomma, vuoi per la differenziata. Ora a giorni presenteremo un libro proprio sulla differenziata, dal titolo Basta volerlo, che è praticamente un libro in cui c'è la testimonianza di una cittadina, Roccella Ionica, che è riuscita a raggiungere il 70% differenziata, quindi non è poco. Io l'ho letto e ho visto che effettivamente è un libro che trascina, e ho già suggerito ai commissari, presentiamolo questo libro, e se riusciamo portiamolo nelle scuole, in modo che i ragazzi vengano a conoscenza di come, se si vuole, si può. Mondo Verde Club è Posso? entrato. Prego. No, volevo aggiungere una cosa, per quanto riguarda i programmi di Mondo Verde, perché è una cosa molto, molto bella che io in questi non ho detto perché non mi sembrava il caso, però colgo l'occasione, visto che mi viene data, per dirlo. Allora, noi già ad agosto dello scorso anno abbiamo preparato insieme ai commissari una convenzione per l'adozione della pineta.
proprio per rimanere in tema di verde pubblico, di bene comune, di tutela, diciamo, la Pinedina di Paese Vecchio. Devo dire che i commissari, su suggerimento loro, per carità, perché dice così, voi la potete utilizzare, perché noi gli chiedevamo uno spazio dove poterci esprimere, dove poter entrare in sinergia con le persone, dove poter insieme realizzare qualcosa che non è solo piantare la piantina e crescere insieme, perché nel momento in cui tu ti incontri con gli altri, le idee circolano, voglio dire, no? E quindi diciamo, il nostro scopo è questo. Però è successo che purtroppo è passato un anno e non hanno potuto donarcela perché c'è una lesione al muro di contenimento, quindi per motivi di sicurezza stiamo cercando di vedere come poter risolvere il problema, e quindi tra non molto partiremo con questo progetto. Bene, ringraziamo l'avvocatessa Aurelia Sansotta, presidentessa del Mondo Verde Club. Grazie a voi. Buonasera.